Ciao compagni di scuola, oggi inizia ufficialmente il maxi orale della maturità 2021. Andiamo a vedere come lo state trascorrendo. Come stai? Male, malissimo. È piuttosto nervosa, direi. Adesso male. Dopo un anno così non è facile andare là e fare la maturità. Sì. Male di vivere montale. Come ti senti? Mascherina ce l'hai? Autocertificazione? Ci sta. Mascherina ce l'hai, ok. Sì. Autocertificazione? Te la danno loro, okay. Tranquilla. Ok. Chi è il tuo accompagnatore? È mio fratello. Eccolo qua. Allora, è mia cugina, ma ancora non arriva. Cioè. Non arriva il tuo accompagnatore? Non lo so, devo entrare tra 20 minuti, se non arriva. È la ragazza mia, quindi. Ah, beh, certo. Quindi... Facciamo. Okay. No, nessuno ci è rimasto male. No, degli no. Altre persone. Come mai hai scelto proprio lei? Perché mi sta vicino. Perché è la persona più tranquilla. Perché ha i miei stessi professori, quindi magari, non so, dici. Sì. Esatto. Certo. Si ammorbidiscono un po'. Quindi ti ispira sicurezza? Sì, direi di sì. Hai consegnato l'elaborato in tempo? Sì, mandato. Qual è l'argomento? L'argomento, la natura. Questo, Medea. Okay. Liceo classico. Aspettando i ragazzi che terminano il maxi orale, sentiamo un po' che dicono amici e parenti. Quindi siete qui ad aspettare il maturando? Ne ho già fatte due di maturità. Sì. Ci hanno fatto entrare, però sì, poteva entrare solo una persona, però aspettiamo fuori, va bene uguale. Come andrà secondo lei la maturità? Benissimo. Spero per lui bene, sinceramente. Penso in modo sereno. Com'è andata? Tutto bene. Benissimo. Pensavo peggio, sono stato il primo della classe, però è tutto ok. Sì, ho finito l'esame alle 9:30, è il primo giorno e va bene così, adesso mi godo l'estate. No, bene, bene, mi aspettavo molto peggio. Ok, ti sei abbassata la mascherina per parlare? No, ho cambiato mascherina, ho messo questa chirurgica. No, assolutamente no, sono molto rigidi per quanto riguarda questa cosa e usate le mascherine chirurgiche e non quelle di stoffa perché sennò non vi fanno fare l'esame. Cosa ti hanno chiesto come analisi del testo? Montale, Merizzare e Valli d'Assolto. Allora, il professore italiano mi ha chiesto di parlare di Umberto Saba e la poesia presentata a me è stata quella di Eroica, riferita alla madre e al contesto sociale. Hanno fatto domande sul coronavirus? In realtà no. No, no, per nulla, l'ho un po' collegato io in realtà. Assolutamente no, però è probabile che in uno dei temi di scienze possa capitare a uno dei miei compagni. Sì, l'ultima domanda legata al percorso, mi hanno fatto una domanda sulla pandemia, sull'articolo 32. Come festeggerai? Sapete. C'erano prof collegati da casa? No. Erano okay. Tutti in presenza. Sicuramente è stata una maturità diversa dalle altre, ma secondo voi quali sono gli aspetti positivi e negativi? Scrivetelo nei commenti.